Continuiamo il nostro giro fra gli stand ed eccoci a approdare in un'azienda storica, storica perché proprio quest'anno compie il 70° anno di attività, un'azienda che ha fondato la sua immagine sul vino Marsala, questo glorioso prodotto che ha fatto grande la città e forse anche l'enologia nel mondo come apripista di una nuova industria vinicola italiana. Noi proseguiamo la nostra tradizione, noi abbiamo festeggiato 15 giorni fa i nostri 70 anni di iscrizione alla Camera di Commercio e nella mia breve conversazione con i miei collaboratori e con le persone che mi sostengono abbiamo iniziato con tre parole che sono lottare, lavorare, condividere, che è praticamente la nostra mission, perché non si arriva a 70 anni di lavoro se non c'è una serietà professionale notevole e una forte attenzione per il territorio e per le persone che ci circondano. Un'azienda che ha impregnato la sua attività sul mantenimento delle tradizioni, delle vecchie ricette con cui il Marsala si produce da circa 200 anni e che proprio questo danno un risalto di prodotto, possiamo dire, proprio artigianale, fatto col cuore e col sudore. Assolutamente, perché la grande strada è quella appunto della condivisione, non però soltanto del discorso del prodotto, ma nel condividere con le persone che devono gustare quello che noi abbiamo prodotto, quello che noi abbiamo ereditato dai nostri padri, dai nostri nonni, dalle tradizioni delle persone che ci hanno preceduto. Il vino lo producono un po' tutte le aziende, si produce in tutto il mondo, ma la peculiarità del Marsala è qualcosa che si avverte già avvicinando il bicchiere al naso e poi portandolo alle labbra, le papille gustative vanno in tilt. Ma per me assolutamente, qualcuno potrebbe dire chiaramente un discorso pro domo sua, però realmente per noi il Marsala è il re dei vini liquorosi. Ed è un prodotto che ha affrontato 250 anni di storia e penso che ne affronterà ancora tantissimi altri. Facciamo un breve panorama sull'azienda Alagna, cosa rappresenta, cosa produce, quali linee, verso quali mercati si rivolge, ecco, sono più domande in una. Ma noi innanzitutto chiaramente dobbiamo dire la gamma dei vini Marsala, il Marsala Vergine, che ha molto secco, oltre 5 anni di invecchiamento, i due Marsala superiore SOM secco e il superiore Garibaldi dolce, e poi il Marsala fine, che è quello più facile, meno invecchiato. Poi abbiamo il gruppo dei vini liquorosi, lo Zibibbo IGT Sicilia, il Moscato pure IGT, e poi i vini da Santa Messa bianco e rosso e poi il gruppo dei vini aromatizzati, che qualcuno magari storce il naso sentendo parlare del Cremovo, della crema mandorla, del vermut bianco, rosso, però nella storia, se uno va a vedere quello che sono i vini sin dall'antichità, sin dall'antica Roma, vediamo che erano tutti aromatizzati con alloro, col miele, con noci moscate, eccetera. Di conseguenza gli antichi romani probabilmente bevevano qualcosa molto più simile al nostro vermut che non a quello che noi conosciamo, per cui è un insieme di ricette e un insieme di tradizioni che devono essere assolutamente salvaguardate. Intervistare Ercole è molto piacevole in quanto non è solo un produttore ma è un estimatore, un cultore, nonché anche docente in materia enologica in università e all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala. Secondo te, Ercole Alagna, il Marsala avrà quel futuro che gli è stato negato negli ultimi 50 anni? Tornerà a essere quel Marsala che conosceva tutto il mondo? Beh, Levi Strauss diceva che l'uomo è un animale che si nutre di carne, di vegetali e di immaginario. Ovviamente l'immaginario legato al Marsala, quello che qualcuno adesso chiamano molto storytelling, si usa molto questo termine,
nel Marsala è notevole. Sul Marsala potremmo raccontare 100 storie, 100 aneddoti, 100 leggende diverse, e lo dobbiamo assolutamente rivalutare, però non solo come discorso, ma come qualcosa di legato alla pratica, al territorio, come qualcosa di pragmatico che dobbiamo assolutamente tramandare a chi verrà dopo di noi. Mentre noi ci abbandoniamo in una bellissima degustazione assieme al titolare di questa azienda, non possiamo che augurare altri 70, 100, 1000 anni di successi all'azienda Lagna.